mamma dei Giuliani Dalmati, che rimasero senza babbo e senza mamma. E c'è un'altra tragedia degli italiani comunisti rimasti in Jugoslavia, tragedia che non ricorda nessuno perché erano comunisti, ma erano comunisti di Mosca e quasi tutti furono messi nell'isola Kalva, che era un'isola tremenda, un campo di concentramento, e lì uccisi. Quindi il popolo è stato sventurato, da ogni parte si guardi questa tragedia e sarebbe l'ora, per fare il giorno del ricordo, di ricordarla così a tutto tondo, senza ancora divisioni ideologiche. Grazie. La ringrazio, onorevole Bianconi. Presidente Federica, prego. Grazie Presidente. Ringrazio che lei oggi presiede questo momento importante per la Camera dei Deputati, che non può ogni anno, lo scorso anno è stato alla Lega a mandare una lettera alla Presidenza chiedendo di ricordare anche in quest'Aula le drammatiche vicende vissute dai nostri concittadini sul confine orientale. Però le dico altrettanto che se ringrazio lei, non ringrazio la Presidenza della Camera. Mi secca fare polemiche in questo momento, veramente, perché io vengo da Trieste. Però penso che questa sia il giornata del ricordo, non la giornata dell'ipocrisia. E quindi quando qui non è presente la Presidente della Camera, che giustamente viene ad ogni commemorazione, su quello scranno, per queste occasioni così importanti, penso che sia poco rispettoso verso il momento che andiamo a ricordare. Penso che sia poco rispettoso fare al Senato la commemorazione ufficiale alle 11 quando è convocata la Camera dei Deputati. Penso che sia irrispettoso verso una memoria che sì dovrebbe essere condivisa, ma non possono esserci memorie condivise di serie A e memorie condivise di serie B. E allora oggi noi siamo qui anche per rimarcare queste incongruenze, queste ingiustizie. Siamo qui per ricordare quelle persone. Io ricordo per esempio la testimonianza di Graziano Udovisi nel 2006, rilasciata famiglia cristiana, uno dei pochi sopravvissuti alle foibe, e ricordare quelle persone legate col filo di ferro fra di loro, buttate nelle foibe carsiche e lasciate morire, se non erano più fortunate di morire prima con qualche proiettile dei comunisti titini. Noi siamo qui per ricordare ai nostri giovani, ai nostri figli, alle persone che purtroppo non hanno potuto studiare a scuola per una scellerata omertà di questo paese, di chi dirigeva il tempo questo paese, i drammi che hanno vissuto le nostre famiglie. Persone scomparse, uccise e torturate. E non esistono giustificazioni. A me dà fastidio sentire sì, ma anche. Mi dà fastidio sentire sì, ma era una reazione. Su queste cose non esistono giustificazioni, non esistono quei se, ma anche. Non esiste la giustificazione della reazione, esistono soltanto degli assassini. E io oggi sono ancora qui a fare un appello alla Presidenza della Repubblica perché venga tolta quella vergognosa onorificenza al generale Tito, perché un assassino non può essere cavaliere della Repubblica Italiana. E le chiedo, Presidente, che oggi lei, e la ringrazio nuovamente che presiede quest'Aula, di farsi portavoce dal nostro gruppo. Capisco, e mi hanno detto, malgrado la lettera che noi abbiamo mandato lo scorso anno alla Presidenza della Repubblica, dei problemi, non problemi per toglierla, ma io dico, non possono esserci impedimenti, è una questione di dignità. E quando parliamo di ricordo, penso che il primo ricordo dignitoso sia quella di togliere onorificenza alla Repubblica Italiana a degli assassini. Grazie. La ringrazio, onorevole Federica. Come ho ricordato già all'onorevole Savino, ricordo anche a lei che stamani la Presidente della Camera, ufficialmente in rappresentanza della Camera, ha partecipato già ad un evento, quello ufficiale di commemorazione, che si è tenuto al Senato e in questo momento è in un viaggio ufficiale in rappresentanza della Camera, quindi è fuori sede. Ad ogni buon conto, la ringrazio anche per il ringraziamento che mi ha fatto. È mio dovere presiedere la Camera e anche fare queste commemorazioni, cosa della quale ovviamente sono anche orgoglioso. Onorevole Monchiero, prego. Ma, signor Presidente,
Colleghi, io credo che in via di principio istituire una giornata di ricordo comporti il rischio di trasformare in rito quello che dovrebbe essere percepito come un dovere morale e che si tratti comunque di un rito poco interessante lo dimostra l'ora in cui è stata organizzata questa commemorazione e la presenza in questo momento, che non fa onore a quest'Aula, di cui spesso rivendichiamo rumorosamente la dignità, ma che